Guten Morgen, amore. Così si parte. Buongiorno. Buongiorno. Ragazzi, siamo un po' stanchi. Sono le 6:15. Fai vedere dalla radio. Che forse non ci credono. Ecco. Si vede tra un dondolio e l'altro. Io so cotta, ancora devo partire, so già cotta, so. Il viaggetto sarà abbastanza lungo, di un'ora e qualcosa, e la giornata è appena cominciata. Niente, oggi è primo giorno, scusate, oggi è primo giorno di mercatino di Natale a Graziano Visconti. Yeah! Amore! Yeah. E niente, danno nebbia, però la nebbia è sempre meglio della pioggia. Ascolta, pioggia proprio no, nel 2019 abbiamo già dato con la pioggia, invece la, guarda quanta gente che c'è domenica mattina, tutti grazie ai biscotti, sono arrivata la riscreazione, amore, c'è la riscreazione, sì, ti grazie, dai. Il suono del pass. E niente ragazzi, adesso entriamo in autostrada e usciremo a Piacenza, giusto? Sud. Va bene ragazzi, a dopo. Allora ragazzi, siamo arrivati, come potete vedere qua c'è la nebbia. Marcolino imbacuccato, anch'io. Ma pensavo di aver più freddo, devo dire la verità. Cioè, oddio, non è fa caldo, per carità, però pensavo che veniva più freddo, che sarebbe stato più freddo. O forse perché ci siamo mossi, perché abbiamo scaricato la macchina, magari mi sono accaldata per quello, non lo so. Comunque ragazzi, siamo arrivati, il tempo non è dei migliori, però come ho detto, meno male che non piove. Zitti, guarda, perché con la pioggia anche no. Meglio la nebbia, assolutamente. Adesso andiamo a vedere se riusciamo a fare colazione da qualche parte. E poi montiamo il gazebo. Tanto qui i mercatari fanno sopra e sotto. E qua entriamo nel borgo di Graziano. Eccoci qua. Qualcuno è già montato da ieri, ovviamente. Qualcuno è arrivato adesso, come me e Marco. E vediamo. Va bene ragazzi, a dopo, ciao. Allora, noi stiamo ancora vagando per il nuovo borgo, perché ti spiego, stiamo cercando un bar dove fare colazione, perché sennò io e Marco non connettiamo, è vero amore? Qua c'è un cazzo di connessione. Anche qui c'è il bar, però noi andiamo a quell'altro che siamo sicuri che siamo aperti, che è aperto. Niente raga, non c'è nessuno, ci sono solo i mercatari che stanno allestendo. Stiamo cercando un bar aperto qui. Sì, stiamo cercando un bar aperto qui. Sì, no, ma è aperto, quello sono sicuri che è aperto. L'altro non è già. No, perché abbiamo solo messo giù il gazebo, messo sotto tutte le nostre cose, parcheggiato la macchina. Abbiamo già fatto troppo, vero voi? Sì, sì, esatto. Guarda i banchetti chiusi, perché ovviamente loro sono stati qui anche ieri. Noi abbiamo deciso di fare solo un giorno, anche perché ieri eravamo già impegnati. Che bello. È bello, non c'è niente, ma è già bello. Eccolo lì il bar, guarda, già il calore si sente. Già si vede il calore, si sente il calore. Cos'è, amore? Vabbè. A dopo. Se vuoi là glielo portiamo noi. Sì, no, ma sono già qua. Sì, ma se vuoi glielo portiamo noi. Eccolo amore. Eccolo. Allora io gli ho dato già una mozzicata. Pensavo fosse il cioccolato, ma mi sa che è frutti di bosco. Sai che non capisco. No, dalla telecamera sembra cioccolato. Sembra che anche dal sapore. Te amore, cosa ti sei preso invece? Marmellate, non lo so se. Vuoi fare la foto di copertina? No. Come no? Dai, pieta la brioche, pieta qualcosa. La pazienza, prenditi la pazienza. Ah, sei bello. Niente ragazzi, io sono già stanchina.
fatto niente, sono già stanca. Ora ci godiamo sto coffee e dopo montiamo il banco. A dopo. Allora, aspetta, intanto facciamo vedere che stiamo ancora allestendo il banco. Però Marco c'è una cosa da raccontare. Dica. Allora, sfatiamo un mito. Ecco. Distruggiamo un fantasma. Lei la si chiama? Si chiama Eloise. Eloise, ed è il fantasma del... Aspetta, dicono che è il fantasma di Graziano Visconti, che fa i dispetti se li parli male, se li prendi in giro. Infatti. È passata la signora, siccome la nostra amica ieri, Giovanna, qua delle borse, ha provato a fare delle foto ed è uscita una cosa strana sulla foto. Anche sul video. Anche sul video, io l'ho visto, per cui, eh. Io ho detto a questa signora che parlava con l'amica ieri, a una mia amica è successo questo, e mi ha detto, mi ha raccontato una storia... Che in pratica lei, il marito di lei, gli ha fatto le corna. A Eloisa. Eloisa ha accoppato il marito, ah! Si è suicidata, ah! E adesso rompe le palle ai cornuti. Ai cornuti. Ciao! Ciao! A quelli che tengono Marco, a quelli che hanno le corna, la tracagnotta di dietro gli rompe le balle. Marco, ma gli ha già detto tracagnotta. Ma se quante volte gliel'ha detto? Marco, se mi succede qualcosa, fai dispetti solo i cornuti. Sono Mattia. Ciao, siamo a Graziano, buon Natale a tutti. Digli cosa è venuto. Digli cosa è venuto. Infatti. Allora io filmavo Eloisa e mi faceva tutto un flash. Ma fammi parlare. Ma la fai parlare. Praticamente mi faceva tipo delle ombre luci, sì, come le ho se viste. Fosse un fantasma. Facevo invece la foto dall'altra parte e non lo faceva. Col telefono della mia amica Fabi non lo faceva, quindi io sono o cornuta. Mai! Ma non credo. Sono non c'è tempo tuo marito. Le fai o le ricevi entrambi i casi? Ma non le faccio. Ah, quello non lo so. Quella è pulita, no? Vedi che è pulita. Non c'è tempo neanche lei. Ma tu ti hai messo i regalini? Per regali il culo, hai messo i regalini? More, ma la fine. Oh, guarda che se succede. Luisa, non dagli retta. Va bene, va. Non viene niente, è colpa di Marco. Infatti. Non l'ha già detto anche lei stamattina, che è colpa mia se oggi non lavoriamo. Ciao. Buongiorno. Questo è il negozio di dedicato a Harry, Emporio Stregato, e c'è la coda per entrare al negozio. Guardate, facciamo il giro largo. Siamo a Graziano Visconti. E questo è. C'è la coda. Bello, sì, non è una bellissima, dai. Mamma ragazzi, quanta gente, sono andata a fare la pipì. Là, c'è la coda. Adesso sto tornando alla base. Dai, per essere una giornata non soleggiata, la gente ce n'è. Che bello. Mercatari, lì c'è la casa di Babbo Natale. Che bello vedere un po' di vita. Stiamo tornando alla vita, se Dio vuole. Qua c'è la Museo delle Torture. Marco, io e Marco 2 anni fa l'abbiamo visitata. Là sotto i portici c'è il negozio di Harry Potter. C'è una fila tremenda. E noi siamo più o meno di fronte. Comunque è tutto bello qua, ragazzi, veramente suggestivo, bello. Questo è l'albero con le luci natalizie. Guarda quanta gente, guarda che bello. Tu. Questa è la libreria. Qua un altro pezzo del negozio di Harry. Però l'entrata è qua. Vedi la coda che c'è laggiù per il negozio di Harry. Io lo vado a vedere stasera quando non ci sarà più nessuno. Allora, noi stiamo cercando di cosa stiamo cercando di fare? Di mangiare, cioè, come potete vedere, c'è veramente tanta gente, effettivamente. I ristoranti sono pieni. Tanta gente, ristoranti pieni. Che bravi, quelli compostati. E noi stiamo cercando di mangiare questo piatto che siamo andati a prendere, a ordinare al ristorante. Ciao, ma che? Wow, no vabbè, ma lo questo stai vedendo? Questo è Incanto Patronus, questo. Oddio, Incanto Patronus! Allora, amore! No, se lo lasci aperto si raffredda, o mangi o lasci chiuso, non puoi lasciarlo aperto a guardare. Allora, sto riprendendo per i nostri telespettatori. E allora l'ho visto abbastanza, perché puoi mangiare freddo qua. Va bene ragazzi, noi apri che facciamo vedere, faccio tuffare nella tagliatella, va, tuffati nella tagliatella. Dai, apri!
pasta fresca nella tagliatella, va che bene. Adesso mangiamo, buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Sempre il momento. Neanche te lo sto a dire, momento pipì. Sta arrivando. E quando arriva la notte, la notte. Sta arrivando la sera, però la gente continua ad esserci. Veramente oggi tantissima, tantissima gente. Veramente tanta, tanta, tanta. Guarda, lì c'è la biglietteria per la casa di Babbo Natale. Non c'è tanta gente alla casa di Babbo Natale, però, detta la verità. Noi alle 6:30 dovremmo smontare. Adesso sono, non lo so, saranno le 3:30, boh, 4, non lo so, ho perso la cognizione del tempo. Comunque c'è veramente tanta gente e fra un po' sarà tutto illuminato. Che bello. Continua a dire che bello. A dopo. Allora signori, siamo a pomeriggio inoltrato, non avevo visto che ore erano, aspetta, 15:57, sembra buio. Comunque Marco si sta attrezzando per farmi un bel tè caldo, scusate dietro la visuale non è il massimo, me ne rendo conto, sono gli scatoloni con cui portiamo le nostre creazioni e quant'altro. E stavamo dicendo che ho scelto, perché abbiamo vari tè, io mi sono scelta per oggi il Juicy Forest Fruits. Sì, per riscaldarci un attimo abbiamo qua il bollitore, abbiamo la corrente, che ci hanno dato la corrente, abbiamo i bicchieri, io doppio perché messe congelo le mani, messe bruciano le mani, giusto? Ma tu non lo vuoi il tè? Io prendo la roba. E perché la busta a me non me l'hai messa? Non l'ho capita io questa. Questa è quella da infusione da... Cos'è che vuoi? Diamo anche la marmellata volendo che ci ha portato. Ah, allora, cominciamo a salutare un po' di gente, perché sennò mi dimentico io. Ho da salutare Giovanni, Grazia, Anna e Pietro, che addirittura ci hanno portato la marmellata fatta in casa alle more, che io non vedo l'ora di assaggiare. Poi devo salutare... Aspetta che vado a vedere, allora, torno. Vediamo se Marco si ricorda i nomi da salutare. Emanuele, Paola! Emanuele e Guido. Allora, prima di tutto stai tranquillo che sei un po' agitato. Allora, abbiamo detto, aspetta, vado a rivedere. Intanto che noi parliamo e perdiamo tempo, è pronto il tè. Guarda, guarda che servizio, guarda. È merendero time. Ma serve qualcosa da mettere sopra. Cos'è che vuoi? Monè, ma proprio quello devi mettere, che se c'è il filo si cappotta tutto, si cappotta. Allora, stavo dicendo che devo salutare, aspetta che mo... Mi ho fatto la foto perché no, non ce la possiamo fare. Allora, intanto inquadriamo Marco. Le persone da salutare sono Paola e Gianni, che sono arrivati stamattina prestissimo. La Paola, ti ricordi? Pronto? Certo. Poi Emanuele e Guido e Sara e Chiara. Grazie ragazzi, veramente grazie a tutti voi di essere passati. Mi fa piacere quando passate. Sì, assolutamente, non posso dire niente, anzi troppo, siete troppo. E Marco sta più di là che di qua, come potete vedere. Ho fatto anche una mezza pennichella, ma non gli è riuscita. È stato interrotto più volte, una volta da Giovanni. Già che è arrivato con la marmellata, però è stato un buon risveglio, perché di svegliare uno che ti porta la marmellata. Ma stai scherzando? Ha voglia? Un altro risveglio, la vicina Giovanna, quella col cane a zanna bianca, che è venuta qua a svegliarmi perché voleva il caffè. Mi è stato un po' un risveglio brusco. E amore, poi basta, perché ero sveglio. Amore, quante ne vuoi? Salutiamo anche a zanna bianca. Intanto qua si sta facendo il tè. Dai, noi adesso beviamo sto tè caldo. Passa e la banda. Alla prossima. No, alla prossima. Io non ce la faccio già più, Ciao. Ragazzi, c'è ancora coda davanti all'entrata del... come si chiama? Del negozio di Harry. Chissà se stasera riuscirò ad andare dentro. Allora ragazzi, noi ci stiamo un attimo rilassando. Salto temporale, ormai si è fatta notte. Amore, che ore sono? Io.
5:30. 5:30. Non abbiamo fatto neanche il merendero oggi, eh. No, io l'ho fatto il merendero, abbiamo bevuto il tè, amore, che merendero. Merendero light è quello. Merendero light, sì, ci siamo un attimo... Mi ha ammazzato quel ragù a mezzogiorno, quella pasta ragù mi ha ucciso. T'ha ucciso? Ma era buona. Era tanta, sì. Era una porzione per 3 persone praticamente, però l'abbiamo mangiata, era veramente buona. E stavo dicendo che io sto quasi cotta, non ce la faccio quasi più, se riesco ad andare a vedere il negozio di Harry Potter, ma... volevo dire che se riesco ad andare a vedere il negozio di Harry Potter sarebbe una cosa bella e giusta, amore. Che vai da stamattina quando è aperto che c'è qua, anzi quando è chiuso stava già formando la coda. Sì, è vero. Già da quando era chiuso. Da stamattina presto che anche io spero che per le 7. Ma infatti dicevo, ma cosa servono quelle transenne di questo? Qualche metto le transenne per entrare nel negozio. E invece? E non bastano quelle. E infatti. Adesso vediamo, se riesco ad andarla a vedere mi fa, cioè mi piacerebbe, ecco. Va bene, a dopo. Allora ragazzi, noi stiamo cominciando a smontare, siamo infreddoliti, stanchi, sinceramente non vedo l'ora di andare a casa. Vediamo se riusciamo a vedere sto negozio di Harry Potter. Allora, le entrate sono chiuse, ci hanno chiuso l'entrata, però da fuori forse qualcosa riesco a prendere. Ecco, quelli che sono dentro sono dentro e noi fuori niente. Comunque ci sono tutti i gadget, tutti i Harry ovviamente, e questo è. Allora, se vai sulla statale, va bene, niente raga, io bello però dai, niente ragazzi, è finita la giornata, siamo stanchi morti. Speriamo di avervi fatto un po' di compagnia. Guarda Marco, che non ce la fa più, amore mio. Ah, guarda che bello anche questo. Comunque, spolliciate se avete voglia. Speriamo di avervi fatto un po' di compagnia. Condividete e alla prossima. Marco, saluta. Aspetta, non mi sento. È cotto. Ciao. Oh, ma non abbiamo fatto la foto di copertina. Vieni qui che facciamo la foto di copertina, dai. È video. Sì, lo so. Comunque, ciao.